E bella a tutti i gatti, sono Canero News. Bentornati in questo nuovo episodio di Salva il Mondo Porto, la missione 17, la quale consiste di, ovviamente, come al solito, non si può farla senza esplorare, andare in giro più che altro in una mappa della città fantasma. Ovviamente la zona deve essere di potenza 58, quindi nel mio caso scelgo magari questo qui archeologo Jess che ha lo scatto, così posso andare un po' più rapido a andare in giro a raccogliere queste diligenze. Queste sono le diligenze, sarebbero le carrozze, carrozze stile Far West o magari tipo i film, insomma, ve li potete immaginare. Insomma, deve essere una città fantasma, deve essere 58. Nel mio caso metto una evacua e rifugio perché non ci ho veramente pensato molto, pensavo fosse una come si chiama? Ripara il rifugio, quindi nel momento in cui ho visto che stavano attaccando il rifugio mi sono un po' impanicato, quindi sono andato subito a difenderlo. Vabbè, entriamo subito in partita, tanto lo vedrete. Ed eccomi qua in partita, sì, è davvero strano che ci sia già gente di partita nonostante il gioco mi ha detto che ero il singolo e lo scudo di rifugio lo stesso per danno. La cosa è davvero curiosa, in effetti sono rimasto un po' confuso da questa cosa, che già c'era gente, il rifugio non è ancora stato attaccato e quindi è davvero strano. Vabbè, per il resto in realtà non ci avevo fatto caso finché non ci ho fatto caso, insomma. Sì, semplice logica, senza senso. Ok, vabbè, alla fine ho difeso sto rifugio, ci faccio delle mini difese giusto per, intanto sto qui stavo guardando che c'era qualcuno prima di me e non ha difesa rifugio, eh? Congratulazioni, sei proprio utile. Va bene, stavo dando un'occhiata qui se c'è magari qualche effetto negativo della tempesta, ma per fortuna no. Ah sì, gli effetti negativi della tempesta è una brutta storia, sono veramente brutti e cattivi, come posso spiegarvelo? C'è quella che corroda il metallo, c'è quella che gli abiti di natura che sono più forti contro tutti quei materiali, quindi per fortuna no, quindi posso mettere qualsiasi materiale mi pare, però il materiale come al solito migliore è il metallo, quindi il più resistente, quindi ho messo il metallo per questo caso. Poi il resto lo faccio agli lascio fare agli altri perché mi sono un po' stancato. Comunque, ecco qua, la prima diligenza. Una su 7, intanto qui c'è uno smasher che va decisamente fatto fuori. E intanto l'effetto di questo notturno è davvero figo, che tipo che scoppia, lo contrassegni come una bomba e lo fa detonare dopo un tot di tempo. Bello, bello. Comunque, ecco qua, la prossima diligenza. Beh, mi si impiccia la lingua, ok. Tanto per questi li faccio fuori perché mi inseguono, quindi mi danno fastidio. Oh, fuori, gentilissima, è morta la curatrice perché quella è molto fastidiosa. Vi consiglio sempre, in qualsiasi gioco, la curatrice è sempre per problema. Ok, comunque. Le diligenze sono in totale 7 quelle che bisogna raccogliere e cioè, come posso spiegarvelo? Non ne troverete mai tutte e 7 in un'unica partita, quindi sarete costretti per forza a fare due partite e per forza a vincerle. Quindi non è che tu trova, bravo, trovato, 4 diligenze, abbandoni, poi vai in altra. No. Tu avvii una partita, ti trovi 3-4 diligenze e eccole un'altra. Devi vincerla e perdere tipo mezz'ora di tempo. Sì, lo so, fastidiosissima come cosa. Ok, quindi questa è tipo l'ultima diligenza 4 su 7 che troverò in questa partita. Quindi mi faccio questo forziere della tempesta e questo accampamento. E vado nella prossima partita. Ovviamente questa l'avrò vinta perché altrimenti non prenderei nulla. Insomma, non vincerei, non avrei come posso dire, raccolto le diligenze. Insomma, esaminate. Come lo si vuole dire, i proiettili hanno fatto una traiettoria davvero strana. Vabbè, senza aspettare nessun altro, avvio questo forziere tempestoso e spacco questi perché sono fastidiosi. Oh, perfetto. E sì, metto un po' di robetta che attacca tutti. Sì, ho piccoli problemi di connessione in questo momento perché sì, c'erano i miei fratelli in casa e stavo usando internet. Va bene, dai. L'importante è vincere. È facile questa, non è un problema. Vabbè, come dicevo,
Vado nella prossima partita e troviamo le ultime diligenze. Ok, eccomi qui. Questa volta ho scelto una recupera dati della sempre città fantasma, zona 58, e mi sono ritrovato vicino alla recupera dati, insomma, i dati, il pallone, o come lo volete chiamare, insomma. Sì, questo è il campo di pancetta. Esatto, questo qua, di solito li trovate, se esaminate, troverete sempre della pancetta. Ed ecco qua. Questa è la quinta diligenza. Sì, è la quinta diligenza. Tanto ho attivato per sbaglio la mitragliatrice questa volta ho deciso di fare una partita con il soldato, anche perché ho delle missioni da fare, quindi tanto vale fare tutto quanto insieme, una sola volta. Se c'è la possibilità di farlo, lo faccio. Eccola qui, la sesta diligenza. Olè. Sì, laghino. Manca giusto un'ultima diligenza e praticamente le abbiamo esaminate tutte e sette. Ah, ok, qui c'era un X. Sì, bene, mi confuso con qualcosa di. Pensavo c'era qualche glitch bug, vabbè. Ecco qua, la settima diligenza e con questo ho finito. Olè. Mi sento elegante. Sì, perfetto. Comunque ho registrato questa skin perché letteralmente me ne ero dimenticato. Oh. Va bene. La missione è stata completata con successo, quindi devo soltanto difendere il recupera dati, che alla fin fine sono rimasto in singolo a farla perché tutti questi tizi mi hanno abbandonato perché sono molto cattivi. Vabbè, la missione è completata, successo. Andiamo alle ricompense dopo aver vinto la missione. Ed ecco qua le ricompense della recupera dati. Sì, questa è la ricompensa della recupera dati. Mentre queste sono le ricompense della missione della diligenza, che ci dà un super CD leggendario. Niente male, perché probabilmente per molti di voi arrivati a questo punto non avrete molti superstiti, a meno che non avrete shoppato sempre i superstiti leggendari o mitici che c'erano nel negozio. Insomma, decidete, questo dipende da voi. Io in tutta onestà qui mi ero perso nel discorso e nell'ascoltare la storia, quindi sono rimasto un po' fermo ad ascoltare, quindi. Sì, ecco qua. Ho mandato avanti e ho ottenuto le ricompense di una missione giornaliera. E queste sono le ricompense temporanee della missione. Ottimo. Va bene, con questo episodio è tutto. Canis vi saluta e ci vediamo nel prossimo episodio con Race sul tetto. Ciao ciao!